Posso io? Allora, vai. Riccardo, fisicamente come stai? Cioè, ti abbiamo visto un po' allenato. Chiudi le porte. La condizione fisica. Adesso come stai? Anche in chiave di no, sto bene, mi sono sempre allenato e mi sento bene. Un po' in qualche parte ho fatto un po' fatica, però non penso sia dalla forma fisica. Ecco, la trasferta di Perugia rispetto agli ultimi appuntamenti come la fai? Una trasferta difficile come le altre, sappiamo che di fronte c'è una buona squadra, un po' arrabbiata perché... Scusa. Vai, era il microfono, vai. Sì. Abbiamo una partita difficile come tutte le altre, dobbiamo andare lì sapendo che di fronte c'è una squadra importante, comunque arrabbiata perché vuole sicuramente fare qualcosa di importante e sembra non ci riuscire. Noi dobbiamo esprimere il nostro calcio e dobbiamo imporre le cose che c'è anche in sinistra. Secondo te quando si dice che sta mancando il centrocampo e così di uscite, cosa si vuole dire così da poco? No, non so cosa... L'apporto delle mezze ali è molto importante. Sì, per noi attaccanti sì, è molto importante tutto il lavoro che c'è dietro, dai difensori e ai centrocampisti. Poi noi analizziamo tutti i loro passaggi e cerchiamo ogni volta di fare gol sulle loro giocate. In playoff per te che campionato non sono, cioè tu hai già affrontato questa roulette russa, come sono per te i playoff? Il playoff dipende se arrivi terzo o quarto, se un pochino avvantaggiato, però sappiamo che comunque è dura, noi ci mettiamo tutta. Siamo consapevoli che siamo un'ottima squadra e dobbiamo continuare a lottare come abbiamo fatto fino ad oggi. Antonio? Paolo? Riccardo, il Perugia ha un ruolino decisamente diverso al vostro. 12 punti nelle ultime 8 partite, in casa hanno vinto una volta, perso una volta e pareggiato. Diciamo che non è uno score eccezionale. Dall'altra parte voi arrivate da 4 vittorie consecutive esterne. Sulla carta non ci sarebbe partita, in realtà però non è così. No, anche perché sappiamo che di fronte c'è una squadra forte, se la costruire sicuramente per fare qualcosa di importante. Abbiamo attaccanti a Davide molto bravi, la difesa centrocampo non è più centrocampo, quindi sappiamo che di fronte c'è una squadra forte. Magari non ha reso nelle ultime partite come magari si aspettavano un po' di più, però è una buona squadra, noi dobbiamo dare lì l'unità giusta e con molta carriera per poi lottare soprattutto sul mercato. Il destino in questo momento è nelle mani del Bari, però è anche vero che ha davanti a sé due squadre. Un Trapani che ha messo di fila 8 vittorie consecutive, 12 risultati utili. Poi c'è il Pescara che comunque ha gli stessi punti del Bari, ma è avvantaggiato dagli scontri diretti. Cioè bisogna fare qualcosa in più, no, per avere la meglio in questo rush finale e raggiungere il terzo posto. Sì, sicuramente il Trapani è una sorpresa, non ci aspettavamo che facesse così bene, soprattutto nella seconda parte di stagione. Sappiamo anche che Pescara è un'ottima squadra, sta facendo molto bene, la Padura è un'ottima attaccante, sta facendo grandi cose. Noi siamo una buona squadra nel collettivo, quindi dobbiamo dare qualcosa in più per arrivare ai terzi, perché noi siamo di più per arrivare ai terzi. Secondo te questa squadra ha le armi giuste per competere appunto con quelle che hai appena citato? Perché qualcuno parla, no, di un Pescara favorito avendo un attaccante come la Padula che sta dimostrando tutto il suo valore pur arrivando dalla Lega Pro. Sì, le vostre armi quali sono? Cioè si punta sul collettivo, sulle individualità? No, noi siamo una squadra, penso, del collettivo, la squadra, la forza nostra è il gruppo collettivo e sappiamo che comunque di fronte, come dicevo prima, c'è un Pescara che molto portata per lottare per la promozione, però noi sicuramente siamo un'ottima squadra. E quanto ti manca? Abbastanza, attaccante, io vivo per migliore, quindi, ma non ci penso perché so che prima o poi arrivo. Manca anche al Bari, no? Sì, ultimamente abbiamo faticato un po', però quando sono arrivati quasi tutte le partite, prima il concesino, abbiamo sempre fatto una stagione un po' particolare per fare, no?
Sì, in particolare, ma sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e di come sta andando. Provincia con Perugia. Un attimo, fammi scusami. Provincia con Perugia, si chiude l'altra. La prima da cui qui. Tutte le partite sono difficili da adesso in avanti, perché sappiamo che con Trapani è stato diretto, poi c'è da Cagliari, abbiamo il sabato il Perugia che è una squadra, come dicevo prima, saranno tutte battaglie che dobbiamo lottare la settimana. Antonio, scusa un secondo, volevo intanto ringraziare la stampa perché ha permesso la vostra presenza qua. Vi chiedo di fare silenzio perché stiamo in conferenza stampa e stiamo anche in diretta. Questa è la conferenza stampa che di solito facciamo con i giocatori giornalmente, e questa due giorni dalla partita assume maggiore rilevanza. Quindi ancora grazie ai colleghi giornalisti. Volevo dirvi che loro sono dell'istituto La Terza, l'istituto comprensivo La Terza di Bari. Sono circa un centinaio, si sono uniti ai 180 del Savio Fiore di Gravina di Puglia per il progetto Scuola e Calcio, un'unica squadra alla Bari. Quindi se volete prendere posto seguite le ultime battute della conferenza stampa di Riccardo Maniero, grazie. Prego Antonio Guido del Corriere dello Sport. Dopo il pareggio col Modena, la partita con Perugia è importante. Sì, dobbiamo vincere tutti i vostri giorni, però purtroppo è andata come è andata, adesso dobbiamo fare una partita importante a Perugia. Sicuramente finire il conterà solo vincere. Sì, poi sappiamo che dall'altra parte ci saranno dei diretti e noi dobbiamo vincere a tutti i costi per Perugia. Senti, quali sono le insidie di questa partita? Vede Campione tornare a una squadra che ha un elevato fino all'anno scorso, no? Sì, sappiamo che pure il mister è una partita particolare. Che nella partita del Lens la prima volta che ci torna al Puri, quindi ci tiene in particolare, noi ci teniamo allo stesso modo per far bene, anche soprattutto giocherete per lui? Giocheremo per vincere, sì, se dovesse arrivare la vittoria sicuramente vale il mister. Altre domande? Sì. Prego. Riccardo, per un'ora il Bari ha avuto una certa difficoltà a fermare, diciamo, chiamiamole le ondate del Modena, no? Una squadra molto organizzata, una squadra che ha creato non pochi grattacapi sabato scorso al Bari. Ecco, è l'atteggiamento giusto secondo te per affrontare queste ultime quattro partite? Perché c'è chi si chiede, ma chi lotta per la Serie A deve andare in campo con uno spirito diverso, con un atteggiamento diverso. Invece la partita è stata risolta con un pareggio da Rosina, da una grande giocata di Rosina. Come te lo spieghi secondo te? Sicuramente abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita con il Modena perché c'era l'altra settimana, poi abbiamo sbagliato sicuramente l'approccio, siamo usciti magari in campo, abbiamo preso un po' sotto gamba la partita, però siamo stati bravi a riprenderla e abbiamo portato a casa pareggio. Però sicuramente dobbiamo cambiare atteggiamento già subito da sabato. Questa però è un po' una costante, no? di tutto il campionato, a prescindere poi dal cambio di panchina. È capitato spesso che il Bari abbia, tra virgolette, sbagliato l'approccio, un termine che non piace agli allenatori, non piaceva a Nicola, non piace a Camplone, però è un po' una costante di questo campionato. Vuol dire che questa squadra esce fuori alla distanza, non ce la fa a mostrare subito un atteggiamento aggressivo in virtù magari di un equilibrio precario? Secondo te da cosa dipende? Sì, è vero, in molte partite i primi 20 minuti si diceva che sbagliamo spesso i primi 20 minuti, però dalle ultime partite, dal filotto di una parte di vittorie, abbiamo sempre dimostrato che sin da subito ci eravamo con la testa e non abbiamo mai sbagliato l'approccio, solo con il Modena, ecco, abbiamo forse peccato un po' all'inizio e sicuramente perché abbiamo avuto meno tempo per preparare la partita. Caradezzi adesso torna a Perugia e quindi cambia un po' la musica anche davanti per gli attaccanti, no? C'era adesso, in panchina con me. Non c'era in campo, sì, no? Stavano altri giocatori. Sì, no, Caradezzi da gennaio è arrivato, c'è stata una grossa mano. Un valore aggiunto, sì, sicuramente. Anche perché fuori è un attaccante di complemento. Sì, ha fatto molto bene anche.
sicuro, quindi ci sta dando una grossa mano. Per l'attacco, insomma, è fondamentale. Sì, si sente la sua presenza quando è in campo. Claudia? Senti Riccardo, tu sei venuto a Bari, nella tua prima esperienza c'era Antonio Conte. C'è un po' di Antonio Conte anche in Andrea Campione, secondo te? Ma come allenatori sono diversi, però la voglia di lavorare che ha sul campo un po' è simile. Sì. Sono quella? Sì, posso assimilare a Conte, sì. Riccardo, questa è un po' la dimostrazione di cosa rappresenta per un tifoso e in particolare per i più piccoli il Bari. Io non ho avuto questa fortuna, lo dico sinceramente, quando ero bambino era difficile riuscire a venire a contatto con il Bari, in quel momento tra l'altro disputava diversi campionati di Serie A, non c'erano le iniziative con le scuole. Cosa provi in questo momento, no? Vedendo 100 bimbi per i quali tu sei un modello, sei un punto di riferimento, magari un idolo, come capita spesso tra i calciatori più piccoli quando tu scendere in campo sabato a Perugia e solitamente quando si indossa la maglia del Bari. Cosa significa tutto questo per te? No, è emozionante, l'abbiamo visto prima quando siamo usciti qui al campo ed è stupendo vedere i bambini che vengono a vedere l'allenamento, che vengono allo stadio, che ci seguono, è qualcosa di stupendo, ci emozionano sicuramente, infatti li ringraziamo perché ci sono sempre vicini e ci fanno sentire il loro valore. Altre domande? No? Grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao.